pochi secondi alle 21 di questo sabato 7 settembre 2024. Una buona sera a tutti voi dallo Sferisterio di Dolcedo. Una buona sera da Fabio Gallina in telecronaca per questa partita che vale la quarta e penultima giornata di ritorno dei playoff della Serie A Banca d'Alba. Un saluto al nostro regista Andrea Icardi, un saluto a tutti voi che siete già sintonizzati sul nostro canale, lo Sferisterio, per seguire questo incontro che comunque mette di fronte due tra le principali protagoniste di questo campionato 2024: Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese e Cantina Terre del Barolo. Andiamo con le formazioni, partiamo dai padroni di casa. Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese con il capitano e battitore Federico Raviola, nel ruolo di centrale c'è Lorenzo Stalla e poi i terzini Alessandro Benso e Davide Malafronte. Scopriremo poi chi giocherà al muro, si parte con Malafronte al muro e Benso al largo. A disposizione non ho visto Pellegrino, ma dovrebbe esserci comunque Lorenzo Terreno insieme al direttore tecnico Ricca Icardi. Cantina Terre del Barolo Albese con Paolo Vacchetto, capitano e battitore, Bruno Campagno nel ruolo di centrale, Francesco Pola terzino al muro e Michele Vincenti terzino al largo. A disposizione del direttore tecnico, anzi dei direttori tecnici Gianluca Busca e Domenico Raimondo, c'è Costantin Diego Banu. La prima palla di questa partita battuta dal capitano di casa Raviola e la prima caccia che viene messa sui 44 metri. Dirige l'incontro Piera Basso, con lei a seguire l'area di battuta c'è Luca Ardissone. Insegna il portacacce è Tommaso Lanteri, un giovane giocatore di pallapugno, gioca nei Pulcini della San Leonardo, società, altra società di Imperia, anzi società di Imperia, dove si gioca veramente qua a 4-5 km da Dolcedo. E un saluto speciale lo facciamo intanto che Campagna ricaccia questo pallone, si salva ancora Raviola mettendo una caccia sui 30 metri. Un saluto speciale lo facciamo a Carlo Dossi, storico asciugapallone della formazione della società di Dolcedo. Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese contro Cantina Terre del Barolo Albese. Questa sera si gioca un'altra partita in contemporanea a Cuneo. L'Acqua San Bernardo Subalcuneo affronta l'Araldica Castagnole Lanze. Davide Dutto contro Enrico Parussa, ci sono in palio due punti importanti anche per quella partita, come due punti importanti sono in palio qui questa sera a Dolcedo, tanto che Raviola mette ancora una caccia, la terza, siamo intorno ai 40 metri, no, un po' di meno, forse siamo anche sui 35 metri. E dicevamo due punti importanti qui perché a Raviola manca ancora proprio la matematica per essere la terza semifinalista, mentre l'Albese, come anche il Corte Emilia, Marchisio Nocciolo e Corte Emilia, già hanno conquistato matematicamente l'accesso alle semifinali. Quarta di ritorno che si completerà lunedì sera a Canale, la partita tra la BFM Macchina Agricola Canalese di Cristian Gatto contro proprio Marchisio Nocciolo e Corte Emilia di Massimo Vacchetto. L'ultima caccia che viene messa sui 10 metri e noi facciamo il primo cambio campo della partita. Andiamo a giocarci la prima caccia di questa partita, segneremo adesso il primo 15 di questo match tra Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese e Cantina Terre del Barolo Albese e direi che lo segna Lorenzo Stalla col suo mancino fondamentale al ricaccio, il mancino, il centrale mancino da quelle parti. Direi il valore aggiunto che ha la formazione di casa, oltre a giocare nel proprio sferisterio, ha il valore aggiunto di avere un mancino come centrale, quindi al ricaccio decisamente agevolato per il colpo al volo. Quindi il primo 15 per l'Imperiese. Seconda caccia, leggermente più favorevole all'Albese, la battuta di Paolo Vacchetto, la caccia sui 25 metri, sbaglia Vacchetto, la palla scappa oltre la rete. 30-0 per l'Imperiese. Terza caccia ai 30
3,34 metri. In battuta Paolo Vacchetto, cantina Terre del Barolo Albese, questa sera in divisa bianco-blu. Ecco la battuta di Paolo Vacchetto, la palla che tocca la rete ed ecco lo Stalla che ricaccia questa palla che andrà a girare molto dentro, Campagno. Vediamo Raviola come riesce a salvarsi lì, molto bene direi, la chiede la palla Vacchetto e poi non si sono capiti, probabilmente Stalla ha chiesto questa palla a Malafronte, Malafronte l'ha lasciata, forse non si sono proprio capiti bene, c'è stato un malinteso tra i due giocatori e il 15 che viene conquistato dall'Albese. E adesso caccia sui piedi per la formazione dell'Albese. Tra l'altro, come potete vedere, ho dato naturalmente nelle formazioni ho dato Pola al muro e Vincenti al largo, invece al contrario. Ma diciamo che qui a Dolcedo può capitare spesso di dover cambiare, invertire. Buona la battuta di Paolo Vacchetto, ricaccia Stalla, ferma Pola, 30 pari. Avendola battuta la Ligora, avendola battuta con il muro a destra, può capitare di partire magari in un modo e poi finire in un altro, almeno per quanto riguarda la posizione dei terzini. Sicuramente al ricaccio il valore aggiunto è il mancino Lorenzo Stalla. Credo che la squadra sia anche stata fatta proprio seguendo questa indicazione di avere un mancino. L'anno scorso c'era Davide Iberto e quindi ci siamo. Grandissimo pallone di Raviola, spalla al muro per Vacchetto che riesce ancora a ricacciare. Malafronte ferma la palla sui 25 metri. Intanto a Cuneo Dutto sta vincendo 1-0 con Parussa, su Balcuneo in vantaggio 1-0 con l'Araldica Castagnola e Lanza. Andiamo a mettere la seconda caccia, la rincorsa e la battuta di Vacchetto, la palla che tocca la rete, Stalla commette però fallo, Lorenzo Stalla non va via il pallone, rimane lì e quindi c'è il cambio di campo con l'Albese in vantaggio 40-30 e una caccia da giocare sui 25 metri. Ed ecco, è pronto Federico Raviola, ha una caccia favorevole il capitano dell'Imperiese, deve cercare di andare sul 40 pari, batte questo pallone, ricaccia Campagno non benissimo, la palla non scappa e si va sul 40 pari. Pertanto subito equilibrato questo primo gioco, 30-0 Imperiese, 30 pari, un fallo poi di Stalla e una caccia presa da Raviola. Si arriva sul 40 pari, siamo al primo vantaggio del 40 pari, di conseguenza due calci a disposizione, due battute per il capitano di casa Federico Raviola, campione d'Italia in carica. Ecco la sua battuta, il ricaccio di Campagno, Stalla di controbalzo, che colpaccio che ha fatto Lorenzo Stalla, ancora Vacchetto e poi cerca in qualche modo di fermare la palla a Malafronte, ci pensa però a non lasciar scappare, non perdere altri metri Lorenzo Stalla. Abbiamo messo una caccia sui 50 metri, ma grande colpo di controbalzo di Lorenzo Stalla che ha fatto volare questo pallone lassù in cima, mettendo una buona caccia poi con il cambio di campo. Non dico che è un 15 sicuro, ma poco ci manca. Ancora una battuta per Raviola. Palla che tocca la rete, al distacco Campagno e poi Benso manda la palla sul fondo. Si cambia campo con la formazione di casa dell'Imperiese in vantaggio 40-30, una caccia buona, ce la giocheremo dopo il cambio di campo. E vediamo se Raviola e compagni
riusciranno a vincere il primo gioco, la battuta sì, direi di sì, perché questo è fallo oltre la rete, il secondo fallo oltre la rete di Paolo Vacchetto, e quindi la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese che vince il primo gioco al primo vantaggio, 1-0 per la quadretta di casa. Questo batti e ribatti, la caccia sui 50 metri. Prima della partita di andata dei playoff, l'Albese vinse 9-3 al Mermet di Alba e di conseguenza per essere davanti in classifica deve fare un gioco in più, quindi vincere almeno 9-4 qui questa sera a Dolcedo. Vedremo, la serata è ancora lunga, tra l'altro non ho parlato delle condizioni climatiche, una temperatura direi molto gradevole questa sera, siamo tutti in maniche corte, ma qualche felpa c'è, però siamo in maniche corte, siamo intorno ai 22-23 gradi, c'è un po' di umidità, questo mi sa che è fallo, sì, fallo di Campagno, 15-0 per l'Imperiese, c'è un po' di umidità, ma è scesa anche un po' di pioggia prima dell'inizio della partita e quindi ci sta che ci sia un po' di umidità. Fatto sta che non c'è proprio un filo di vento in questo momento qui a Dolcedo, mentre oggi quando siamo arrivati nel tardo pomeriggio c'era parecchio vento. Nel cambio di campo andrò a salutare un po' di amici che stanno commentando nella chat dal vivo. La battuta di Raviola, palla che tocca la rete, ancora Campagno, questa volta colpisce bene il centrale dell'Albese, Pola, ancora, mamma mia Raviola mai domo questa sera, alla fine la caccia, riesce ancora a mettere una caccia sulla metà campo, siamo 15-0 per l'Imperiese, due cacce messe, ne mettiamo ancora una, sempre con Federico Raviola in battuta, intanto che stanno salendo i contatti, i dispositivi collegati, siamo già oltre a 130, un saluto a Giovanni Felice Mozzone, hai visto che bella sorpresa ti abbiamo fatto questa diretta da Dolcedo, quest'anno facciamo sorprese così. Seguiamo la battuta di Raviola, saluto anche Ivano. Paolo Vacchetto, volo per Raviola, mamma mia come è andato via questo pallone, ancora Paolo Vacchetto, Benso e la caccia che va lassù in cima. C'è il cambio di campo, seguiamo la battuta di Paul Vacchetto, la caccia è sui 50 metri, ricaccia stalla, 30-0 per l'Imperiese. È sicuramente un mancino al ricaccio, Paolo Vacchetto deve sicuramente cambiare qualcosa. Questa battuta deve cercare, anche se allunga di più, dietro c'è Raviola. Se vuole togliere il pallone a Raviola si trova a stalla, che questa sera per adesso è veramente impeccabile. Anna ci segue da Ferragna, che è una frazione, sì conosco, frazione di Cairo Montenotte. Caccia al mezzo, batte Vacchetto. Non una bellissima battuta, tant'è che ricacciamo alla fronte, ancora Vacchetto. E poi Raviola, mamma mia il pallone che ha fatto un rimbalzo strano e poi Vacchetto che commette fallo, manda la palla in fallo a largo, 40-0, si prospetta un secondo gioco a zero per l'Imperiese e direi una conseguente richiesta di time out. Faccio questa previsione, vediamo se la becco. Ciao Stefano Marenchino, Forza Fede. Grazie veramente a tutti voi che ci seguite da aprile per le nostre dirette di Pallapugno, una media di una settimana, vi abbiamo portato tutte le settimane una partita di Serie A e non solo, in questa stagione 2024 direi secondo gioco a zero per la formazione della Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese che passa in vantaggio 3-0. Con Cantina Terre del Barolo e come volevasi dimostrare la richiesta del time out da parte di Gianluca Busca e di Domenico Raimondo, i direttori tecnici di Cantina Terre del Barolo. Con la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese in vantaggio 3-0 con Cantina Terre del Barolo,
Si riparte con Paolo Vacchetto in battuta dopo il time out chiesto da Domenico Raimondo e da Gianluca Busca. Si riparte non nel migliore dei modi per l'Albese, con un intra, un fondo campo, un cielo per quanto riguarda la formazione dell'Imperiese. Vado da Domenico Raimondo, visto che c'è stato il time out, cosa vi siete detti? Ci siamo detti, siamo in diretta? Sì. Non posso dirlo. Ah, okay. No, niente, abbiamo cercato di capire come cambiare un po' l'inerzia di questa partita, che era partita bene, avevamo 4 cacce favorevoli nel primo gioco, poi non siamo riusciti a prenderle tutte, abbiamo perso il gioco, gli altri due sono stati un monologo loro, e quindi dobbiamo cercare di fermare questa situazione e cambiare qualcosina, speriamo di riuscirci, ecco. Sì, ecco, sicuramente dicevamo anche in telecronaca che sta al mancino, al ricaccio, un valore aggiunto rispetto a voi, a Campagno, che è destro. A questo assolutamente sì, poi questa sera sta giocando molto molto bene, ha preso anche un pallone di controbalzo difficilissimo, ma direi che la differenza in questo momento lo sta facendo Federico in battuta, ha una battuta che in questo momento è ingiocabile. Quindi lo scopo questa sera sarebbe quello di fare almeno 4 giochi, visto che ad Alba avete vinto 9-3. Noi in questo momento non stiamo pensando ai giochi, perché a quanto pare se pensiamo ai giochi non ne faccia nessuno, quindi cerchiamo di fare dei 15 e di cercare di recuperare un pochettino le fila del gioco, poi i giochi verranno. Torno dopo, a più tardi. Grazie a Domenico Raimondo per il suo parere, naturalmente tecnico, intanto che c'è stata un'altra intra, un altro fondo campo, non so da parte di chi, ma il fatto sta che nel 30-0 con una caccia poi che sarà favorevole all'Albese. Ma seguiamo la battuta di Paolo Vacchetto, palla che tocca la rete, al salto Raviola, Vincenti, poi ancora Campagno, Raviola andando indietro ferma poi Vincenti, una caccia poco oltre la metà campo. E quindi 3-0, 30-0 Imperiese, 2 cacce messe, cambio campo. Ed è tornato in battuta Federico Raviola, la caccia è favorevole all'Albese, vediamo che cosa scogita il capitano della Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, scogita di battere questo pallone Campagno, la palla viene giù ma non basta la corsa che ha preso, che ha intrapreso Federico Raviola per arrivare su questo pallone, accorcia le distanze l'Albese, 30-15. La seconda caccia è praticamente sulla metà campo. La battuta di Raviola. Palla che tocca la parte alta della rete, incredibile, rimane miracolosamente in campo, la palla battuta da Raviola scorre sulla parte superiore della rete, torna in campo, quindi tutto regolare, poi viene ricacciata perché la palla scende a campanile, viene ricacciata nel migliore modo possibile dal giocatore dell'Albese, ma non basta, oltrepassare la caccia, 40-15 per l'Imperiese. Intanto che mando un saluto anche ad Alberto Pennino, anche lui ci segue da Cairo Montenotte. Alberto è Francesca che ci segue da Cairo Montenotte. Alberto è il titolare del device, del dispositivo o dell'account di YouTube. Ricaccia, mamma mia, cosa ha recuperato Stalla contro il muro con il suo mancino. Ha messo una caccia, ha messo una buona ipoteca per andare sul 4-0. Ben battuto questo pallone da Paolo Vacchetto e direi ben ricacciato da Federico Raviola, che abbassa questa palla e si porta 4-0. 34 minuti di gioco. Si chiude la prima metà del primo tempo con 4 giochi filati per la formazione di casa della Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese. Il primo gioco che si è deciso al primo vantaggio.
il secondo e il terzo a 0 senza 15 per l'Albese e questo con un 40-15. Si riparte con Paolo Vacchetto in battuta, ricaccia Stalla, Campagno, ancora Stalla e poi Vacchetto, Raviola al volo, mamma mia che colpire, la palla che viene sul fondo, 15-0 per Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese. Una palla decisamente più potente questa sera sia in battuta che a ricaccio per Federico Raviola, al quale mancava prima dell'inizio di questa partita la matematica per essere sicuro di giocare la semifinale, di andare direttamente in semifinale, ma direi che sta dimostrando con l'inizio di questo incontro di voler togliere ogni dubbio e per raggiungere proprio Paolo Vacchetto, l'Albese e naturalmente Corte Emilia, Massimo Vacchetto in semifinale. Non ci arriva, non riesce a colpire il pallone Stalla, forse c'è stato anche un come vuoi da dietro di Federico Raviola che poi non è arrivato sul pallone, la caccia sui 50 metri. Un saluto anche agli amici della Don Danino di Andorra che ci segnalano anche loro di andare un po' a scatti, adesso stiamo abbassando ancora un po' la qualità, speriamo che almeno la voce non abbia problemi. Vediamo Raviola come non riesce più a ricacciare, anche questa caccia viene messa lassù in cima. Due cacce favorevoli all'Albese, deve cercare di mettere una caccia buona adesso Raviola se vuole almeno tentare di andare sul 30 pari, poi bisogna sempre vedere perché qua è un campo molto incerto. La battuta di Paolo Vacchetto al salto Raviola ed eccola la palla che torna giù, mamma mia che pallone, si salva praticamente spalle al muro Paolo Vacchetto, caccia sui 12 metri. Allora abbiamo 15-0 per Raviola, Campagno, Stalla sul fondo, Stalla questa sera non perdona. Imperiese che è andata a conquistare una caccia che era favorevole all'Albese, 30-0 per l'Imperiese. Saluto Gino che ci segue da San Donato di Mango, grazie anche a te. Guarda, io Francesca... sono pienamente d'accordo con te, Francesca scrive, perché non ci troviamo tutti insieme a fare un aperitivo? Tanto tu, con tutte le volte che ci siamo visti sugli sferisteri ci sta un aperitivo, ci stai come? Noi ci siamo, lo organizziamo. La battuta di Raviola che va in fallo oltre la rete, ci prova il capitano dell'Imperiese, ha provato ad andare a prendere una caccia che era lassù in cima, favorevole all'Albese che accorcia così le distanze 30-15, adesso però Raviola che ha una caccia nuovamente buona, siamo intorno ai 13-14 metri. Raviola e il direttore tecnico Ricky Aicardi che dicono all'unisono in stereo in pratica ai suoi occhiali al volo. Quindi la battuta di Raviola, vediamo se la previsione del capitano è giusta. Ben battuto questo pallone, ricaccia Vacchetto. Chiede la palla a Raviola, ma Stalla colpisce lo stesso. Raviola che adesso vediamo, ci sta ancora, incredibile. Incredibile. Vacchetto, vediamo questa palla cosa fa. Va in intra e quindi 30 pari. No, 30 pari dovrebbe essere.
No, perché il punteggio qui del Sferisterio è 40-15. Ma... Allora devo correggerlo. Era fallo di Paolo Vacchetto. Errore mio. Caccia ai 30. 40-15 per Raviola e compagni, la caccia sui 35 metri, la battuta di Paolo Vacchetto, la palla che tocca la rete, stalla e gioca molto bene questo pallone. Stalla questa sera è incredibile cosa sta facendo il centrale della Olio Roy Acqua San Bernardo in Periese, lì vicino al muro sta centrando un pallone dietro l'altro. E quindi si va dopo 42 minuti di gioco, Sferisterio di Dolcedo, Olio Roy Acqua San Bernardo in Periese 5, Cantina Terre del Barolo Albese 0. Comincia il gioco numero 6, la battuta di Paolo Vacchetto, la palla che tocca la rete, al salto Raviola, mamma mia come viaggia il pallone di Raviola questa sera, Vacchetto, Benso, Benso ha fatto una sterlina lì, soprattutto ha fatto un bel pallone ed è stato bravo a non commettere fallo. Caccia ai 30 metri. La battuta di Vacchetto, Raviola, volo Vacchetto. E poi questa volta Benso commette fallo. Il primo errore che fanno i terzini, il terzino Benso, il suo primo errore. Fallo al largo, forse voleva semplicemente giocarlo lì per fare una caccia perché non era bello, gli è scappato questa palla. 15-0 per l'Albese. Caccia numero 2 da posizionare, la rincorsa e la battuta di Paolo Vacchetto, palla che tocca la rete, si allarga tantissimo, al distacco stalla e poi Pola, la caccia lassù in cima, intorno ai 70 metri. Intanto che mando un saluto anche a Francesco che ci sta seguendo da Carcare. Quanti siete in Valle Bormida, Valle Bormida Savonese a seguirci? Grazie, fa molto 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 piacere. Dobbiamo assolutamente organizzare un aperitivo zona Carcare, Cairo Montenotte, Pallare, Altare. Bormida, Priero. Altare, no Priero è provincia di Cuneo, non mi far fare figuracce. La battuta di Vacchetto, la palla che tocca la rete, stalla, Pola, batti e ribatti, alla fine Malafronte mette una caccia sui 44 metri. Pola, finta di Benso, poi un tocco piano e un 15 pari. L'Albese che era in vantaggio 15-0, caccia conquistata da Alessandro Benso, il numero 92 della Olio Roy Acqua San Bernardo in Periese. Per quanto riguarda invece i play-out, termineranno un giorno prima rispetto ai play-off, come vi dicevo, i play-off tutti in campo venerdì sera alle 21, 13 settembre a Cortemiglia, Castagnole Lanze e al Mermet di Alba. Invece l'ultima giornata dei play-out, intanto seguiamo la battuta di Raviola, ben battuto questo pallone, ricaccia Campagno e poi chiede la palla a Raviola a Lorenzo Stalla, che si trova il pallone decisamente carico e non riesce a contrastare questo colpo. Forse doveva all'ultimo togliere il braccio, lasciare sgusciare via il pallone e far venire il suo capitano. Alla fine 30-15 per l'Albese, adesso una caccia sulla metà campo. Dicevo play-out che si chiuderanno giovedì sera, 12 settembre alle 21, a San Benedetto Belbo. I già retrocessi giocatori dell'Alta Langa affronteranno la Bormidese, direi una classica sgambettata di fine stagione.
non servono più a nulla i punti in palio per questa partita, mentre di tutt'altro calibro sarà la partita, tanto che Lorenzo Stalla vuole recuperare, chiede la palla a Raviola, Bacchetto al salto, guadagna ancora metri e di lì Raviola può fare male, lo gioca lassù in cima, ancora Bacchetto che poi commette fallo e si va sul 30 pari. Ma dicevo, se a differenza della partita di San Benedetto, quella che si giocherà giovedì sera a San Biagio di Mondovì avrà tutto un altro calibro, in quanto si affronteranno le due pretendenti al primo posto dei play-out e quindi agli spareggi per andare in semifinale, gli ultimi spareggi per andare in semifinale, i cosiddetti spareggi della Bresciano, che è la formula di questo campionato. Si giocherà appunto a San Biagio Mondovì, Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino contro Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino. 30 pari, quindi due calcio da mettere, due battute almeno di Federico Raviola, la palla che tocca la rete, tocca un po' troppo presto, beh lì Campagno non fa intra, Raviola poi non se la sente di tirarci, ci mette soltanto un pugno e mette una caccia sui 15 metri. Intanto che mi dispiace che attraverso la TV, attraverso il vostro computer, non possiamo mandarvi il profumo che sta arrivando in questo momento, perché sulla cucina dello Sferisterio sta friggendo delle acciughe buonissime, dei pesciolini fritti eccezionali. Campagno, Stalla, mamma mia che palla Stalla, e poi col mancino Lorenzo Stalla, pallone spettacolo, caccia sui 65 metri, cambio campo, la prima caccia qua sui 15 metri, la battuta di Paolo Bacchetto, Raviola al volo, scappa il pallone a Raviola, va in fallo a largo, 40-30 per l'Albese. Volevo mandare un saluto a chi mi scrive ciao Fabio due volte di fila e l'account è interista dalla nascita. Io non posso salutarti, essendo di fede juventina, capisci anche tu, interista dalla nascita, che non posso salutarti. Scrivimi il nome così ti saluto, mando un saluto anche a Roberto di Albenga, anche lui presente questa sera. Salutiamo Silvano Ghione, forza Raviola sempre, scrive. La battuta di Paolo Bacchetto, ricaccia Stalla e palla che purtroppo la palla di Pola ci prova, ma la palla va in fallo, bravo comunque Francesco Pola. Adesso vedete che c'è stato questo cambio, si è partiti con Vincenti al muro e Pola al largo, adesso Pola è andato al muro e Vincenti al largo, mentre per ora dall'altra parte rimane Malafronte sempre al muro con Benso al largo. 40 pari, quindi due cacce, due battute di Paolo Bacchetto, non bellissima questa battuta e Stalla ne approfitta. Caccia ai direi 6 metri, 7 metri. Ciao Franco, un saluto anche a te. Ancora una caccia da mettere. Ancora una battuta di Paolo Bacchetto. Battuta non molto profonda. Stalla al salto. Campagno, aia, commette fallo Bruno Campagno. E quindi anche questo gioco si sta mettendo bene per la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, in vantaggio 40-30, tra l'altro in rimonta in questo gioco, con una caccia favorevole ai padroni di casa dopo il cambio di campo. È tornato in battuta la Viola, come dicevamo una caccia sui piedi, ha un vantaggio di 40-30, possibilità di andare
addirittura 6-0, punteggio tennistico. Ricaccia Vacchetto. Benso ha urlato doppio a Raviola. Raviola l'ha fermato dopo il secondo rimbalzo. Vincenti dice aspetta un po', poi è andato a vedere bene, ha alzato la mano, ha detto no, assolutamente presa dall'Imperiese. Sono 6 giochi consecutivi, 6-0. Lo ricordo a chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, il primo gioco che si è deciso al primo vantaggio, anche se le due cacce non sono state messe tutte e due. Secondo e terzo gioco a 0, sempre per l'Imperiese. Poi c'è stato un gioco a 15, il 5 sinceramente non me lo ricordo, è questo che si è andati sul 40 pari. Ci siamo giocati due cacce, poi la battuta di Raviola. E quando si dice, quando gira e la palla che tocca lo scalino a scendere si allarga, nessuno può più colpire. E la palla che esce intorno agli 89 metri. Tanto anche a Cuneo il punteggio è rotondo, 5-0 per l'Acqua San Bernardo su Balcuneo di Davide Dutto contro l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. Aceva Battaglino in vantaggio 4-1 con Alessandro Vacchetto. E questo è fallo di Pola. Di poco, Francesco Pola se lo sarebbe anche meritato questo fondo campo, invece è uscito prima, un paio di metri prima, e quindi si riparte con un 15-0 per l'Imperiese. Una caccia messa è decisamente favorevole all'Imperiese, un 15 già preso, una battuta buona di Raviola, ricaccia bene Pola nonostante una battuta un po' ad effetto del capitano dell'Imperiese, e poi alla fine abbassa la palla, gioca a largo, non c'è nessuno, caccia di 50, 48, 49 metri, caccia sicuramente buona. Poi dopo il cambio di campo ne dobbiamo mettere ancora una. Ho visto che siete più di 200 in questo momento sintonizzati con noi. Adesso vi do l'aggiornamento ufficiale. 203. La rincorsa e la battuta di Raviola. Palla che tocca la rete, si allarga, Campagno, tra l'altro Campagno adesso è andato dietro con Vacchetto, ne provano tutte i giocatori dell'Albese, ancora Campagno, Raviola, Pola e poi ancora Raviola, una caccia sui 18 metri. Dicevamo che di là rimane Campagno dietro con Paolo Vacchetto centrale, le stanno provando tutte, adesso magari ci prova un rimbalzo e poi gli dicono doppio, ma lui preferisce fare un tocco piano, Federico Raviola, che va così in vantaggio 30-0. Seconda caccia ai 50. Ed ecco la battuta di Paolo Vacchetto, non molto profonda, chiede la palla a Raviola, si toglie stalla, dai 5 metri Vacchetto, non colpisce bene il capitano dell'Albese, ferma addirittura la palla Vincenti con la mano sinistra.
40-0 e adesso una caccia qua intorno ai 15-16 metri. Albese che ha la possibilità di tenere il gioco, come si dice in gergo pallonistico, quando si è sul 40-0 si dice prendiamo questa caccia così teniamo il gioco. 99 su 100 per perderlo poi subito dopo, però a volte può capitare di rimontarlo. Glielo auguro all'Albese per togliere questo 0 dal punteggio. Palla che tocca due volte il muro, riesce comunque a ricacciarlo Raviola, deve colpire, deve spingere Campagno. Un rovescio di Raviola che, vabbè, fatto così, 40-15. Domenico Raimondo, abbiamo visto di là Campagno che va dietro con Paolo Vacchetto spalla, cioè le state studiando un po' tutte per togliere questo 0. Le stiamo provando tutte, adesso stiamo facendo scaldare 33, penso che entrerà lui tra un po', perché... Beh, l'importante è che non fate entrare il presidente Perosino. No, perché... perché Perosino non è un po' infortunato, ma 33 invece si sente benissimo. Per cui penso. Però avete Giammo 10 che secondo me potrebbe essere un'ottima soluzione. Giammo 10 l'ho visto mangiare i panini prima, non penso che sia adatto per scendere in campo. Insomma. Adesso vediamo questa caccia qui, perché secondo me ci fa anche intra. No, non ce l'ho fatta, abbiamo preso lo spigolino, è un segno questo. Puoi dirci che panino ha mangiato Giammo, che è il nostro aggiornatore ufficiale di app. Giammo ha mangiato una pizza rossa con l'olive nere, che secondo me c'è una sete pazzesca adesso, e poi ha mangiato tipo una... cos'era quella Giammo? Una torta verde. Mitica torta verde, torta verde. La torta verde che qui è un must, come anche le acciughe fritte. Le acciughe fritte sono fantastiche. Comunque noi intanto scattando siamo quasi 7-0, quindi voglio dire, vabbè, adesso vediamo se bisognava fare quei quattro giochi, ma noi non stiamo pensando ai quattro giochi, se ci pensiamo ancora un po' non ne faccia nessuno, quindi che noi abbiamo già fatto un cambio, terzino largo, terzino lungo, spalla battitore, 33 si scalda e adesso vediamo qualcosa succederà. Abbiamo sempre 33 che sfoggia un baffo, direi, particolarmente. Sì, perché dice che si sente più Latin Lover con il baffo. Cioè, poi fondamentalmente copia me, perché fondamentalmente visto che io ho un po' di baffo. Va bene, facete troppe cavolate questa sera. Beh, ma... voglio salutare tutti i telespettatori, che penso che siano sempre tanti. Senti, ci giochiamo questa caccia, poi ti chiedo una cosa importante. Va bene, dai, ok. Importante perché è una partita che si dovrebbe giocare domani, ma tu mi hai detto che si giocherà comunque. Quindi certo, assolutamente. Guarda la battuta al largo di Raviola. È grande Vincenti che alla cieca ha colpito questo pallone al volo. Perché ci vede poco. Allora, fondamentalmente la partita Monticello d'Alba, il Memorial Felice Cornaglia, ci sarà una partita alle 18 di due formazioni di C2 e poi alle 19 c'è il clou di tutta la manifestazione con la sfida delle vecchie glorie, Dotta contro Bellanti. Flavio Dotta contro Giuliano Bellanti, dicevi anche in caso di pioggia si gioca lo stesso. In caso di pioggia noi vogliamo giocare in qualsiasi caso, perché ci stiamo allenando ormai da 10-15 giorni tutti, siamo caldissimi e quindi piuttosto andiamo in palestra, giocheremo in palestra, cosa facciamo? E poi poi fondamentalmente c'è cena dopo, ecco. Vabbè, lì secondo me... Lì penso che vinceremo, sicuramente tutti, vinciamo tutti. Quindi intanto che abbiamo messo una caccia sui 20 metri, grazie a Domenico. Grazie. Mi è caduto il microfono. Un saluto anche a Giammo in diretta ai nostri. Ciao a tutte. In questo momento facciamo crescere l'audience, soprattutto delle ascoltatrici, delle nostre telespettatrici. Grazie, lo dico in diretta, per il lavoro che fai insieme a tutti gli altri ad aggiornare l'app per ogni partita. Quindi Giammo Maiolo è una persona importante, un ragazzo importante che è appassionato di pallapugno, ma ci dà anche una mano per quanto riguarda la comunicazione della FIPA. Quindi grazie Giammo. Grazie a te. La battuta di Paolo Vacchetto, Raviola, Campagno e poi Lorenzo Stall è rimasto fermo, forse non ha visto il ricaccio di Campagno e quindi c'è il time out questa volta sul 40 palle, c'è il time out
di Ricky Aicardi. Si gioca il time out adesso. Si torna a giocare, 40 pari, primo vantaggio, due cacce da mettere, due battute di Paolo Vacchetto. Ecco la prima, non molto profonda, chiede la palla a Raviola, palla che va, non va a toccare, campagna al distacco e poi stalla, che ha perso questa, forse la lucidità che aveva prima e poi insomma ci sta anche magari accusare un po' di stanchezza verso la fine del primo tempo. Non aveva sbagliato ancora un pallone e adesso c'è questo errore di stalla che permette all'Albese di andare in vantaggio 40-30. Rimane una sola caccia da mettere, una battuta di Paolo Vacchetto, vediamo la sua rincorsa, palla che tocca un po' troppo presto la rete, al salto Raviola, tocca di nuovo la rete, mamma mia che giro, Raviola, perde il tempo Paolo Vacchetto che colpisce di braccialetto, Raviola, ancora Vacchetto e poi stalla sui 35 metri, mette la caccia lì. Hanno fatto un brutto rimbalzo a Federico Raviola che aveva la palla per andare nuovamente sul 40 pari, andare al punto d'oro, al punto secco, la caccia unica, invece non è riuscito a colpire bene, ha fatto sta che ha messo una caccia sui 30 metri. Cambio campo, Federico Raviola che viene in battuta. Questo che è il penultimo gioco del primo tempo, sono le ultime partite dell'anno ai 9, naturalmente si giocherà ai 9 anche gli spareggi per quanto riguarda l'ultimo posto in semifinale. Vi ricordo la quarta al termine dei playoff affronterà la prima dei playout, quinta e sesta, spareggio secco sul campo della meglio classificata e poi le due vincenti giocheranno lo spareggio definitivo sempre sul campo della meglio classificata, chi vincerà andrà a giocarsi semifinale contro la prima in classifica. La battuta di Raviola, il fallo oltre la rete, gioco per l'Albese, si toglie dallo 0 Cantina Terre del Barolo Albese da 6-0 a 6-1 e quello che sta per cominciare è l'ultimo gioco del primo tempo. Sarà 6-2, sarà 7-1 a fine primo tempo, lo scopriremo tra poco. Intanto abbiamo quattro battute di Federico Raviola. Si gioca intanto da quasi un'ora a un quarto qui allo Sferisterio di Dolcedo. Ricaccia Vacchetto, caccia ai 40 metri. Intanto continuiamo sempre a vedere Bruno Campagno dietro con Paolo, il capitano, in una zona più avanzata. Questo cambio che comunque ha portato alla conquista del primo gioco per l'Albese. Altra battuta di Raviola. Palla che tocca lo scalino, si allarga tantissimo, si salva ancora Campagno, non riesce a far fare tanti metri alla palla, corre avanti Benso, caccia ai 65 metri. Altra battuta di Raviola. Ricaccia Pola, stalla, caccia ai 33 metri. Raviola classe 1993, compirà 31 anni a novembre, credo 3 anni più giovane Paolo Vacchetto, se non ricordo male, è un classe 1996, però vado a memoria, quindi potrei anche sbagliarmi. Ancora una caccia da mettere, ancora una battuta di Raviola, il capitano della Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, che va a cercare la rete, la trova, ricaccia Vacchetto, un grandissimo pallone di Malafronte, ancora Vacchetto stalla, ancora Vacchetto e poi ferma Benso, caccia ai 40 metri.
6-1, 6-0, 6-1, questo è il punteggio. Ultimo gioco del primo tempo con quattro gacce piazzate che ci giochiamo dopo il cambio di campo. Ed ecco Paolo Vacchetto nella sua battuta. Palla che tocca lo scalino, Raviola non riesce a coordinarsi bene, caccia conquistata dall'Albese. In questo caso mi verrebbe da dire chi di scalino ferisce, di scalino perisce, perché la stessa cosa era successa nella prima battuta, in questa battuta, no, perché la caccia era stata poi messa alla seconda. In fase di posizionamento della seconda caccia la palla battuta da Raviola aveva colpito lo scalino e si era allargata tantissimo, impedendo un buon ricaccio a Campagna. La battuta di Vacchetto, la battuta direi da dimenticare, passa di un non nulla la metà campo, ma non basta, e quindi 15 pari. Piaciuto al nostro regista Andrea Cardi il non nulla, vero? Non nulla. Caccio numero 3 sui 30 metri, la battuta di Paul Vacchetto, palla che tocca la rete, stalla, Campagno, Raviola, la palla torna giù, volo Vacchetto, non basta. 30 a 15 per l'Imperiese. Intanto a Ceva, Battaglino in vantaggio 5 a 2 con Alessandro Vacchetto. Era 4 a 1, 4 a 2, poi 5 a 2. Mentre a Cuneo, 7 a 1 per a riposo. Chiuso il primo tempo con Dutto in vantaggio 7 a 1 con Parus. L'ultima caccia è sui 40 metri, la battuta è di Vacchetto, volo stalla, Vincenti colpisce bene, ci arriva ancora però Raviola, ancora Vincenti, Benso, ancora Vincenti e ancora Benso, palla buona. No, non è quello. No, è quello là. È là. Non è quella lì. Non questo. Non quella lì. È là. No, ma è dove c'è lei? Ma dove è buono lo stesso? Che c'è il piede sopra? No, era buona. Vai a cagare con gli occhi. Ma guarda che buona là, non è quello lì. La domanda mia è buona? No. Sì, sì. L'ha inquadrata bene? Palla buona. Allora, a Domenico Raimondo, lo dico, adesso vai su YouTube, vai leggermente indietro e te la vai a rivedere. Falla vedere. Ma non è quello lì, segno. No, è buona la palla, non era quello ma era buona. Comunque io vado a casa dopo. Poi salgo. 40-15. Raviola, Vacchetto, ancora Raviola e ancora Vacchetto. E adesso direi che forse il primo tempo potrebbe finire qua. No, non ancora, ci sta ancora Paolo Vacchetto. Questo è fallo e quindi 40 a 30. Belle queste cose, mi piacciono come mi piacciono queste cose. Quando
si discute per una palla così, troppo bello, dal vivo è troppo bello. La battuta di Paolo Vacchetto, vediamo cosa succede, tocca due volte alla Viola, al salto Vacchetto, se lo trova male questo pallone e vediamo questa palla, fallo, 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 40 pari. Primo vantaggio, il gioco, l'ultimo del primo tempo che si chiude come è iniziato questa partita, il primo, anche il primo è andato ai vantaggi. Vedremo tra poco se sarà un 6-2 o un 7-1, sicuramente l'Imperiese, che forse per quel pallone che ha fatto un po' discutere, ha perso la possibilità di chiudere il primo tempo. Vantaggio 7-1, la battuta di Paolo Vacchetto, ricaccio a stalla. Ottimo intervento in copertura di Davide Malafronte dopo il colpo, altrettanto bello di Michele Vincenti, la caccia sui 15 metri. Ancora una battuta di Vacchetto, palla che tocca la rete un po' troppo presto, stalla, pallone un po' carico stalla e poi Campagna non ci arriva, caccia agli 29 metri, cambio campo. La battuta di Raviola, al salto Campagna, volo Raviola, sbaglia Federico Raviola. Erroraccio del capitano dell'Imperiese, manda la palla praticamente in zona barra, 40-30 per la formazione dell'Albese. La battuta di Raviola, la caccia ai 30 metri, Vacchetto e l'ultimo gioco del primo tempo si chiude ancora per l'Albese. Dal 6-0, 6-2 dopo un'ora e 23 minuti di gioco. Sferisterio di Dolcedo, Olio Roy, Acqua San Bernardo Imperiese, che andate in vantaggio con Cantina Terre del Barolo 6-0 e poi gli ultimi due giochi del primo tempo per l'Albese che cerca di tornare in partita. Ale! Si torna a giocare, secondo tempo, le 22.36 di questo sabato, 7 settembre 2024, Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese contro Cantina Terre del Barolo Albese. Dal 6-0 al 6-2 fine primo tempo e adesso si torna a giocare, secondo tempo, la palla, prima battuta di Raviola che oltrepassa di poco la metà campo e poi Raviola che deve salvarsi sulla linea con questo pallone di Paolo Vacchetto. E alla fine la caccia che viene posizionata sui 15 metri. Andiamo a mettere la seconda caccia, sempre con Raviola in battuta. Non ci sono state variazioni per quanto riguarda le formazioni in campo. Federico Raviola, Lorenzo Stalla, Davide Malafronte al muro e Alessandro Benso, terzino laterale. Dall'altra parte continua Bruno Campagna a rimanere dietro quando si è al ricaccio. Bruno Campagna che è il centrale di Paolo Vacchetto con terzini, Francesco Pola e Michele Vincenti. Intanto che poi prova col mancino Campagna, caccia sui 65 metri. La caccia numero 2.
E intanto Dutto a Cuneo allunga ancora in vantaggio 8-1, anche il primo gioco della ripresa, ha conquistato l'Acqua San Bernardo su Balcuneo che sta conducendo 8-1 con l'araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. Mentre Aceva, la formazione di Marco Battaglino ha chiuso il primo tempo in vantaggio 6-2. Mancino di Benso intanto, Campagno, volo Raviola, gioca questa palla a largo, ancora Campagno e poi ferma Malafronte, caccia sui 55 metri. Dicevo 6-2 il vantaggio di Ceva con la Virtus Langhe di Alessandro Bacchetto. Queste le altre partite che si stanno giocando in questo sabato sera. Il campo collegato invece è quello di Dolcedo, Oglio Roy Acqua San Bernardo Imperiese contro Cantina Terre del Barolo. Due punti importanti che, come dicevamo, permettono in caso di vittoria all'Imperiese campione d'Italia di agganciare al secondo posto proprio gli albesi a tre lunghezze dalla capolista Corte Miglia. Quindi in caso di vittoria della formazione, infatti commette fallo Paolo Vacchetto e quindi si cambia campo con l'Imperiese in vantaggio 15-0, ma dicevamo che in caso di vittoria dell'Imperiese ci sarebbe anche la certezza matematica per il Corte Miglia di chiudere i playoff sicuramente in testa alla classifica e quindi avere poi tutte le possibilità in caso di spareggi sia in semifinale che poi alla finale di decidere l'eventuale campo dove giocare la bella. Ma detto questo, naturalmente i conti si faranno poi come sempre alla fine. Fatto sta che l'Albese dovrebbe cercare almeno di fare 4 giochi, avendo vinto la partita di andata al Mermet proprio con l'Imperiese per 9-3, fare 4 giochi per, in caso di chiusura a pari punti, di arrivare al secondo posto e quindi avere la possibilità di scegliere gli eventuali, tanto errore di Paolo Vacchetto che su questa caccia favorevole sui 15 metri fa un fallo di mezzo in battuta, 30-0 per l'Imperiese che adesso ha due cacce favorevoli. Arrivare secondi anziché terzi, sì che la semifinale è poi sempre quella, sarà seconda contro terza, però arrivare secondi vuol dire avere la possibilità di scegliere se giocare la prima semifinale in casa oppure giocarla fuori casa e nello stesso tempo, in caso di bella, scegliere, avere la possibilità di scegliere il campo dove giocare la bella. Caccia lassù in cima, siamo ai 65 metri, la battuta è quella di Paolo Vacchetto, deve spingere molto questa battuta, centrale, Raviola, ci prova Pola ma la palla passa, 40-0. Non ci sono state novità nemmeno per quanto riguarda la formazione dell'Albese. Paolo Vacchetto, Bruno Campagno, Francesco Pola e Michele Vincenti. L'arbitro è Pierabasso, con lei c'è Luca Ardissone. Il portacacce è Tommaso Lanteri. Ci giochiamo questa ultima caccia, la numero 3. La caccia è sui 50 metri, la battuta è quella di Paolo Vacchetto. Il vantaggio dell'Imperiese 40-0. Palla che tocca la rete, stalla. E non basta, sì, no, basta il colpo di stalla, non riesce Pola ad arrivare su questo pallone. Gioco pulito, gioco a zero, ancora un gioco a zero per l'Imperiese che conquista il primo gioco del secondo tempo e si porta a 2 dalla vittoria. 7-2 il vantaggio dell'Imperiese, i parziali molto facili questa sera, 6-0, 6-2, 7-2. E adesso comincia il gioco numero 10. Paolo Vacchetto pronto a battere questo pallone, palla che tocca la rete, Raviola al salto anche per Vacchetto che viene praticamente alle corde, palla che tocca la rete, di lì Raviola potrebbe fare fondo campo, così è, palla che va in zona punti e si parte anche in questo gioco con un vantaggio per l'Imperiese, 15-0.
la battuta di Paul Bacchetto, palla che tocca la rete, stalla, Campagno, Raviola, ancora Campagno e ancora Raviola che mette poi, anzi è Paul a mettere una caccia sui 70 metri. Mando un saluto a Giancarlo Muratore che ci sta seguendo da Frabosa Sottana. Ciao Giancarlo. Saluto anche Mattia Fantino, Alessandra. Un saluto a tutti voi. Stalla, caccia ai 30. Tra l'altro più di 200 sintonizzati, collegati in questo momento con Dolcedo. Sferi stereo della Valprino, dove si sta giocando questa partita che vale la quarta giornata di ritorno dei playoff Serie A Banca d'Alba. Intanto è finita Cuneo, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Davide Dutto batte 9-1 l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa. La battuta di Bacchetto, la palla che tocca la rete. Stalla non riesce a colpire, chiama il suo capitano che gioca molto bene questa palla e poi il mancino di Bacchetto è andata molto bene, la palla di Benso è andata molto bene perché abbiamo rischiato veramente di vedere le telecamere finire nell'oleificio che c'è qua dietro, è andata molto bene. Poco direi, sì, un 4 dita, non di più. In centimetri sono meno di 4 centimetri. La caccia sui 10 metri. Intanto Subalcuneo che torna in quarta posizione, scavalca l'Araldica Castagnole Lanze, Cuneo che va a 21, Castagnole Lanze che rimane a 20 e vedremo adesso se ci sarà l'aggancio dell'Imperiese al secondo posto, poi c'è ancora la partita di lunedì sera canale tra la Canalese di Gatto e il Corte Emilia di Massimo Bacchetto, ma ormai Gatto non può modificare la posizione in classifica, l'ultima posizione dei playoff per quanto riguarda Gatto, Corte Emilia che in caso di vittoria dell'Imperiese sarebbe matematicamente prima. La battuta di Raviola, commette fallo Paolo Bacchetto, ancora un fallo, quindi si cambia, no, non si cambia campo, l'abbiamo già cambiato, 30-0 sulla caccia più bella per l'Albese, 30-0 per l'Imperiese, una caccia sui 30 e l'altra sui 10. Stavo leggendo la classifica, quindi mi ero distratto un attimo. Colpa della classifica. La battuta di Raviola. Ben battuto questo pallone, ricaccia Campagno. Raviola bastona questa palla a dovere, Campagno non riesce ancora a ricacciare, la chiede il capitano, si tolgono tutti. E poi ferma il doppio Raviola davanti alla caccia, direi per anche con un po' di fortuna Raviola riesce a conquistare questa caccia, è riuscito a fermare, non è più riuscito a colpire la palla ma l'ha fermata dal doppio, ma era davanti alla caccia e quindi 40-0 per l'Imperiese. E adesso caccia sui piedi per la formazione di casa, per i campioni d'Italia che potrebbero chiudere questo gioco, anche questo gioco a zero sarebbe il quarto se non ricordo male nell'economia di questa partita, vuol dire tanto. 40-0, cerchiamo di difendere le nostre telecamere da eventuali pallonate, ve la caccia qua vicino a noi, la battuta di Raviola, la palla che tocca la rete, tocca nuovamente il muro, ancora Campagno, fallo, gioco pulito per l'Imperiese. 22-48, secondo gioco del secondo tempo, ancora appannaggio della Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese,
che allunga dal 6-2 a fine primo tempo e si porta in vantaggio 8-2, quindi 6-0, 6-2, 8-2. Quindi un gioco separa l'Imperiese dall'aggancio in classifica, quindi ha due punti che porterebbero l'aggancio in classifica proprio agli albesi. Si torna a giocare, si torna con l'undicesimo gioco, con quattro battute almeno per Federico Raviola. Ecco la prima. Ben battuto questo pallone, tocca il davanzale Campagno che deve accontentarsi di mettere una caccia sui 70 metri. Altra battuta di Raviola, palla che tocca la rete, ricaccia Vacchetto e poi bravo Malafronte e Campagno che mette una caccia ai 75 metri. Altra battuta di Raviola, anche questa palla tocca la rete, ricaccia Vacchetto, la palla esce sui 15 metri. Andiamo a posizionare l'ultima caccia, l'ultima battuta di Raviola e caccia Vacchetto, caccia ai 40 metri. Cambio di campo effettuato, abbiamo due cacce decisamente favorevoli all'Imperiese, Imperiese che sta vincendo 8-2, manca veramente poco alla formazione capitanata da Federico Raviola, campione d'Italia in carica, per vincere questa partita, per agganciare la formazione di Alba al secondo posto a quota 26 punti e con un risultato di 9-2 in caso di arrivo a pari punti sarebbe premiata la formazione dell'Imperiese. La battuta di Paolo Vacchetto, ben battuto questo pallone lungo e poi ricaccia Raviola, non arrivano i giocatori dell'Albese, non arriva nella fattispecie Campagno. 15-0 per l'Imperiese. Intanto a Ceva, vi aggiorno, mentre a Cuneo, la subalcuneo di Dutto, ha battuto 9-1 il Castagnole Lanze di Parussa, a Ceva Battaglino sta vincendo 7-2 con la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto. Caccia ancora più bella per la quadretta ligure, siamo intorno ai 75 metri, la battuta di Paolo Vacchetto, palla che va in fallo oltre la rete, 30-0. La caccia qua sui 15 metri, la battuta è sempre quella di Paolo Vacchetto. Palla che tocca la rete, tocca di nuovo il muro, Raviola. Palla che torna giù, Campagno. Benso, Vacchetto,
alla fine la spunta l'Alvese su questo pallone che accorcia le distanze 30 a 15 per la quadretta di casa. Mando saluto a Mauro che ci manda i saluti da Cornigliano d'Alba, siamo nel Roero, unico paese con due campioni d'Italia, Roberto Corino e Feliciano, detto Ciano. Battuta di Vacchetto, palla che tocca 7 volte il muro, riesce ancora a ricacciarlo Raviola, Campagno, ma la fronte non riesce, 30 pari. Mando un saluto anche a Piero Gagliano che abbiamo sentito al telefono prima dell'inizio della partita e anche lui ci seguiva questa sera. Ciao Piero, non so se sia ancora sveglio alle 22.58 di questo sabato sera in diretta da Dolcedo, lo Sferisterio protagonista di questa partita tra la Oglio Roy Acqua San Bernardo Imperiese e Cantina Terre del Barolo Albese. Liguri in vantaggio 8-2, un risultato, un vantaggio ipotecato già nel primo tempo con un pesante 6-0, poi un 6-2. Mamma mia che pallone questo di Raviola, fallo a largo di Vacchetto, 40-30, match ball per la Oglio Roy Acqua San Bernardo Imperiese. Non ci sono cacce, bisogna metterne una. ...6-0, 6-2, 8-2, 40-30, 22-59, stiamo per tagliare 2 ore di partita, la battuta di Paolo Vacchetto, si tolgono tutti, ricaccia Raviola, ma la fronte ferma poi Benso, abbiamo una caccia sui 55 metri e noi facciamo cambio campo. La battuta di Federico Raviola, la caccia sui 55 metri, ci prova il capitano dell'Imperiese, vuole chiudere qui la partita, Paolo Vacchetto ricaccia questa palla, Stalla non riesce ad arrivare su questa palla, troppo alta per lui e si va sul 40 pari. Primo vantaggio, 2 cacce a disposizione. La battuta di Raviola, ricaccia Vacchetto, Raviola al volo, spinge su questa palla, volo anche per Campagno, si salva ancora Raviola, sì, molto bene questo colpo, e ancora Campagno, gioca questa palla a largo, vediamo se ci arriva Raviola, no, la palla si allarga tantissimo, caccia sugli 8 metri. Battuta di Raviola, ancora una caccia, palla che va a toccare la rete, Vacchetto, Raviola, manca un po' questo pallone ma riesce ad intervenire, ad abbassare questa palla, mettere una caccia sui 50 metri e noi quando sono le 23.02 facciamo cambio campo. La battuta di Paolo Vacchetto, la caccia è qua sui 10 metri.
È fallo. Fallo per Paolo Vacchetto che tocca la palla sul piede dopo un solo rimbalzo, proprio al limite. E quindi match ball per la formazione, ancora un match ball per l'Imperiese. Caccia ai 50 metri, adesso direi che strada spianata per la vittoria per la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese, 40-30. Direi un bel mix questo tra sfortuna e purtroppo anche, sì, ma soprattutto sfortuna, la palla se doveva tirarci senza pensarci più di tanto, batte Vacchetto, ricaccia Raviola e la partita finisce qui. 23-04, poco più di due ore di gioco, Sferisterio di Dolcedo, la Olio Roy Acqua San Bernardo Imperiese batte 9-2 la Cantina Terre del Barolo Albese. C'è l'aggancio al secondo posto in classifica, quota 26, Massimo Vacchetto e Marchisio Nocciole Cortemiglia ormai alla sicurezza di arrivare primo al termine dei play-out, ormai irraggiungibile in testa alla classifica. Imperiese che non solo aggancia, ma in virtù del 9-2 contro il 9-3 dell'Albese al Mermete di Alba è momentaneamente seconda per differenza giochi, quindi in caso di arrivo fine playoff con il pari punti, l'Imperiese sarebbe seconda e Albese terza, ma lo scopriremo naturalmente dopo l'ultima giornata dei playoff in programma venerdì prossimo 13 settembre, tutte con inizio alle 21.